Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia, edizione flash del sabato. Parliamo e cominciamo dal maltempo. Graduale ritorno alla normalità nelle Marche, colpita ieri da una violenta ondata di maltempo. È stato riaperto il casello della 14 di Ancona Sud, chiuso ieri per allagamento. Oggi ci sono stati solo sporadici rovesci, mentre il livello dei fiumi si sta abbassando in tutta la regione. Moltissimi gli interventi e le chiamate ricevute dalla Protezione Civile e dai vigili del fuoco, ma senza dover far fronte a particolari emergenze. Oggi, alla riapertura delle scuole, ci si è accorti che la palestra del liceo Perticari di Senigallia era stata invasa dal fango. Molti gli interventi per allagamenti in tutta la regione e per la rimozione di piante e rami caduti. Massima allerta anche per frane e smottamenti che potrebbero essere provocati dal terreno gonfio di acqua. Tra i disagi subiti dalla popolazione anche l'interruzione dell'energia elettrica per guasti alle centraline provocati dalla pioggia. I disservizi sono stati segnalati in varie zone di Ancona, Falconara e Colbordolo. Quasi rientrati i disagi alla viabilità, la Protezione Civile ha intensificato l'impegno nella zona di Senigallia, colpita dall'alluvione di un anno fa. In nottata anche il CB Club Mattei di Fano è stato chiamato dalla Regione per dare una mano con pompe idrovore e colleghi impegnati nello svuotamento di scantinati e garage dall'acqua. E le previsioni per la giornata di domenica, di domani, mettono ancora pioggia per gran parte della mattinata e in parte nel pomeriggio. Miglioramenti solo dalla serata. E adesso la cronaca. I resti di un cadavere in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati questa mattina su un tratto di spiaggia compreso tra lo stabilimento balneare Bagni 5 e Fosso 6 Ore, vicino a Fano. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, che stanno facendo tutte le verifiche del caso. Dopo gli accertamenti scientifici della polizia, il corpo è stato trasferito all'ospedale di Fano, dove resterà a disposizione della magistratura e del medico legale. Da una prima ispezione esterna, il cadavere mostra segni e caratteristiche di una lunga permanenza in mare. È quasi impossibile riconoscere il corpo, anche se dovrebbe trattarsi di un uomo. Sono in corso accertamenti della Guardia Costiera e della Polizia. Fra le ipotesi, tutte allo stato senza conferme, c'è quella che i resti appartengano ad un pescatore scomparso a Gavice Mare oppure a uno dei due marittimi turchi della motonave Gokbel che il 28 dicembre scorso si scontrò al largo di Ravenna con un mercantile, non ancora ripescati. I corpi dei due dispersi erano stati restituiti dal mare proprio a Fano e Pesaro. Taglio del nastro a Rosciano per Fano Geo, la manifestazione organizzata dalla Proloco di Fano in collaborazione con il Comune di Fano, la cooperativa Falcinetto e la cooperativa Tre Ponti, iniziativa dedicata al mondo agricolo. Nell'area coperta del CODMA fino a domenica sarà possibile vedere ed acquistare prodotti del territorio, mezzi agricoli e animali. Finalmente Roberto, un giovane disabile di Fano, da oggi potrà tornare a muoversi con più facilità grazie a questo nuovo mobility che gli è stato consegnato dal sindaco di Fano Massimo Seri e da una delle promotrici della raccolta fondi che in poco tempo ha raggiunto la cifra necessaria per l'acquisto di questa nuova carrozzina. Come ricorderete, quella precedente gli era stata rubata. Io sono molto contento, è stata una bella risposta da parte della cittadinanza. Io ringrazio di vero cuore tutti quanti quelli che si sono adoperati in questa campagna di solidarietà e tutti coloro che hanno donato spontaneamente. Ringrazio davvero sentitamente di cuore. Siamo molto contenti, c'è stata la partecipazione di molti cittadini che hanno subito collaborato con donazioni alla nostra iniziativa. Ci abbiamo messo entusiasmo, volontà, questo lo voglio proprio dire, perché anche fare una raccolta così non è semplice, visto il periodo, no? In cui siamo.
e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, che hanno donato. La cosa che mi piace sottolineare è che questa iniziativa è un forte messaggio che la città attraverso i propri cittadini ha voluto dare di fronte ad un atto vigliacco, perché chi va a rubare uno strumento come questo non ha altri aggettivi, ma questa città ha dimostrato di avere un virus contro le cattive azioni, ma soprattutto la gente è reagito, ha dimostrato di essere una città sensibile e vicino anche alle difficoltà degli altri. Prosegue il tour elettorale dei candidati consiglieri alla Regione Marche in vista delle elezioni in programma il prossimo 31 maggio. Oggi a Fano ha fatto visita Maurizio Gasparri di Forza Italia per sostenere la candidatura di Elisabetta Foschi. Bisogna scegliere bene Elisabetta Foschi in Forza Italia, è certamente una scelta adeguata per chi non vuole un monopolio rosso a Pesaro, a Fano, nelle Marche, per chi non vuole lo smembramento di questa regione. Quindi noi ci auguriamo che questi appelli finali siano accolti e possano garantire un'inversione di rotta nelle Marche e anche un rafforzamento di Forza Italia e la scelta con Elisabetta Foschi di rappresentanti validi, combattivi, preparati e appassionati. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, sarà invece nelle Marche lunedì 25 maggio. Inizierà con un comizio a Pesaro, in Piazza del Popolo, alle ore 11.30. Poi si recherà a Macerata, in località Badia di Fiastra, dove parlerà alle 13.45. Non guardate le previsioni del tempo, venite a Pesaro, non piove mai, il sole è assicurato, ha scritto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook e lo ha fatto per lanciare una speciale formula assicurativa che grazie ad Unipol e agli albergatori che hanno aderito e che mettono a disposizione camere e ristoranti a prezzi promozionali porteranno turisti nella città di Rossini senza rischiare troppo anche in caso di maltempo come è accaduto l'anno scorso durante l'estate. In pratica, se a luglio e agosto pioverà per 3 giorni di fila, per 3 mm dalle 10 della mattina alle 4 di pomeriggio scatterà un weekend di 3 notti e 2 giorni gratis, di cui i vacanzieri potranno usufruire a settembre oppure a maggio e giugno del 2016. Sistema che mette tutti d'accordo, dunque, compresa la grande maggioranza degli albergatori. Domenica alle 16 torna il calcio di Serie D al Mancini di Fano. L'Alma di mister Alessandrini affronterà in una gara secca valevole per i play-off la squadra del San Nicolò. I biglietti per assistere all'incontro sono disponibili prima della partita. E come sempre la telecronaca su Fano TV lunedì sera dopo il telegiornale. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Buon fine settimana a tutti.